Foto gentilmente offerta da Ufficio Stampa Grande Fratello VIP. Grande Fratello VIP 4, nona puntata, 3 a 4 febbraio. Il riassunto di cos'è successo: una puntata ricca di contenuti, la nona del Grande Fratello VIP 4, con confronti attesi e momenti divertentissimi. Tra il 3 e il 4 febbraio, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato ad Antonella in via quanto emerso sul suo fidanzato, che di certo non mancherà di palesarsi la prossima settimana. Ha fatto confrontare Rita Rusic e Adriana Volpe. Ha mostrato a Pago e Serena Inardo cosa la casa pensa del loro riavvicinamento e della capannina, e avrà strappato al pubblico senza dubbio più di un sorriso mostrando un video sugli scherzi di Patrick Ri Pugliese e Antonio Vequila. C'è stata anche una finta eliminazione, quella di Michele Cucuzza. Veniamo subito al dunque. GF VIP 4 eliminati e abbandoni. Lo scherzo a Michele Cucuzza. Carlotta Maggiorana abbandona, come sapete. Il televoto chiedeva al pubblico di salvare uno tra Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti e dei già citati Patrick e Michele. Cucuzza è stato il meno votato e Signorini ha deciso di organizzare uno scherzo invitandolo in studio e facendogli credere di essere stato eliminato. Cose già viste, insomma, che però aggiungono sale a una puntata penalizzata purtroppo da tempi lunghissimi. Arrivato in studio, Cucuzza è stato frezzato e con un bigliettino consegnatogli da Vandanara Signorini gli ha poi fatto capire che sarebbe potuto ritornare in casa. Forse il GF VIP 4 ha preso questa decisione perché sapeva già che Carlotta avrebbe abbandonato presto il reality show. Sì, avete letto bene, la Maggiorana ha deciso di lasciare la casa spiegando ad Alfonso di non stare affatto bene dopo un mese. Le nomination della nona puntata. I concorrenti a rischio. Le nomination della nona puntata sono state organizzate più o meno con le stesse modalità delle altre puntate. Il gruppo è stato diviso tra 8 preferiti, che sono stati immuni, e i restanti 8, invece nominabili. Il gruppo dei più amati ha potuto votare in segreto mentre l'altro ha dovuto fare le nomination palese. Vediamo subito chi ha nominato chi e perché, ricordandovi che i due più nominati sono andati al televoto con Cucuzza, è stata la nomination diretta, infatti la penalità per aver avuto meno voti rispetto a tutti. Le nomination palesi: Fabio Testi e Barbara Alberti i più votati. Michele ha nominato Patrick perché nelle ultime ore non ci siamo molto intesi. Paola ha nominato Testi perché è la persona che probabilmente vorrei di meno al mio fianco. Testi ha nominato Paolo perché l'altra volta mi ha nominato per sbaglio e io lo nomino per sbaglio. Paolo ha nominato Testi perché non ha alcun valido motivo per votare gli altri. Adriana ha nominato la Alberti perché pensavo che venisse da me a chiedere un confronto e invece si è fermata a sentire le prime voci. Barbara ha nominato Adriana perché riconosco soltanto Rita come regina. Patrick ha nominato Barbara perché credevo che fosse più rilassato, una legittimista, spesso superba, e hai un atteggiamento aggressivo. Pago ha nominato Testi perché in quella battuta che hai fatto su me, parla della casetta costruita per lui e Serena. MDR, c'è stata una piccola battuta di stile. Le nomination segrete. Fabio Testi e Adriana Volpi i più votati. Montovoli ha nominato Testi per esclusione. Denver ha nominato la Alberti perché è la persona con cui ho meno confidenza e con cui ho avuto conversazioni meno profonde. Crisia ha nominato Patrick perché tanto non lo manderebbero mai fuori. Aristide ha nominato Adriana perché è un po' troppo cerchio bottista. Fernanda ha nominato Pago per esclusione. Antonella ha nominato Testi perché russa. Licia ha nominato Testi perché non ci dà una mano nelle mansioni domestiche. Zequila ha nominato Adriana perché sono molto legato a Rita. Alla fine è stata la somma dei voti segreti e di quelli palesi a decretare chi sarebbe dovuto andare in nomination. Parliamo esattamente di Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe. Queste ultime hanno ricevuto entrambe 2 voti ciascuna, che però dovrebbero farcela contro Cucuzza che per via delle presunte strategie di questa settimana ha perso molti sostenitori. Vi è piaciuta questa nona puntata?